Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di Lecco Channel e Lecco Channel News, un ben ritrovati a Blu Celeste Forever, la trasmissione che racconta la storia umana, professionale e calcistica di tutti coloro che hanno indossato la maglia del Lecco, una maglia che noi definiamo una seconda pelle. Oggi con noi è Alessandro Galli, che salutiamo. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. E oltretutto Alessandro Galli, vincitore di uno dei pochi, sai che noi siamo come il Manchester City con le debite proporzioni, no? Siamo sempre in sofferenza, però tu sei stato in un anno in cui invece la sofferenza non c'è stata, anzi c'è stata la gioia di una promozione. Oh, un anno fantastico, cioè sotto tutti i punti di vista, una piazza spettacolare, poi coronata con la vittoria del campionato a playoff, è stato veramente, poi capocannoniere, meglio di così, è stato bellissimo veramente giocare a Lecco. Ascolta Alessandro, io riassumo un po' velocemente quelle che sono state le squadre che tu hai attraversato nella tua carriera calcistica, nella tua storia di professionista. Tu hai esordito con la Calzaturieri, poi hai giocato col Castelnuovo Garfagnana, sei stato a Pontedera, sei stato col Monza, sei stato con la San Giovannese, a Venezia. Poi dopo il Lecco hai avuto un'altra promozione col Pergo Crema. Sì, siamo andato dietro a San Nino e abbiamo vinto anche a Crema il campionato. Poi hai fatto, c'è stato un ritorno praticamente alle origini, cioè vicino a casa, sei stato 3 anni a Lucca e adesso ti diverti con il Forcoli. Sì, ho smesso l'anno scorso di giocare, ora mi dedico solamente al lavoro, che è una camiceria di famiglia e mi sono messo a lavorare. Tra l'altro lo diciamo per i nostri ascoltatori, andate su internet e cercate Poggianti, perché Poggianti è la camiceria che fa delle belle cose di cui si occupa Alessandro Galli. Cucito e sartoria, Poggianti 1958. È un po' più giovane di me, io sono del 52. Ascolta Alessandro, com'è che sei venuto a Lecco? Tu sei venuto a Lecco nella stagione 2006-2007. Sì, ero stato a Venezia e niente, San Nino avevo già avuto in passato a Bolzano e a San Giovanni Valdarno e mi disse che c'era la possibilità di venire a Lecco dopo la vittoria del campionato a Venezia e io ho preso un minimo di informazioni, ma non ci ho pensato un attimo perché Lecco è sempre stato una piazza per antonomasia bellissima, sia per il pubblico, sia per la città, sia per tutto, quindi ho fatto proprio una scelta giusta. Questo lo possiamo dire anche noi, perché poi è stato un anno bellissimo veramente questo. Ma una cosa Alessandro, ti ricordi com'è stato l'impatto quando sei arrivato proprio in città? Tu avevi già giocato contro il Lecco, ti era già capitato di incontrarlo? Sì, avevo giocato una volta, però l'impatto in città è stato, già dalla presentazione è stato fantastico, cioè si respirava proprio il clima di calcio vero, piazza importantissima, gente attaccata proprio alla squadra, tutta la città attaccata alla squadra, che ti dà una carica, ti dava una carica maggiore. Sì. Con la canzoncina appena entravi allo stadio era qualcosa di emozionante. Sì, c'era oh. Allora, no. E lui partiva l'adrenalina. Sì. E poi c'è anche da dire una cosa, tu che sei stato calciatore professionista per diversi anni e per tante stagioni, puoi dirlo, questa è una piazza per far calcio, cioè, ne sono altre, ma ci sono piazze che fanno calcio anche a dei buonissimi livelli, che però non hanno quello stesso pathos che può avere l'Eco sulla pelle del giocatore. Sono stato anche 3 anni a Lucca dopo, che è una città che ha masticato calcio, però il pathos e l'emozione che c'è lì è difficile trovare in altre piazze. Io mi hanno raccontato al sud, non ho mai giocato, che è così, però no, caso non lo so. Guarda, io credo che noi assomigliamo abbastanza ad una piazza del sud dal punto di vista del temperamento. Tutti mi dicono così, capito? Io non essendoci mai stato, non lo so. Ho sempre fatto nord, tutta la mia carriera è stata solo nord, quindi
non lo so. Ricorda Però qualche tutti. tuo, ricorda qualche tuo compagno di quella squadra fantastica. Chi ti Ma viene tutti, Favolosi, Luca Lomi, Corti, cioè, che poi hanno fatto Mazzoni, hanno fatto tutti, tanti hanno fatto carriera, in mente? Sì. cioè, ma poi lo spogliatoio unitissimo del piano, è proprio bello, via, sotto proprio tutti i punti di vista, la partenza così così, un po' di screzi che hanno fatto fare il ribaltone alla, proprio al gruppo, siamo uniti e a testa bassa siamo andati alla vittoria finale, proprio voluta. Tu Da tutta la squadra. abitavi in città all'epoca, Alessandro? Abitavi No, qui? Ah, abitavo lì a dopo Bione, vicino a Bione, non proprio in sì, città. praticamente un po' in periferia, ma ancora Lecco. Sì, E abitavi solo o eri già sposato? No, abitavo da solo, mia moglie veniva sul fine settimana, giovedì, venerdì, sabato e domenica che lavorava. E poi c'è stato quest'anno, secondo me, fantastico, in cui c'è stato un grande mister che è Beppe Sannino, che Ah, io vabbè, stimo sì. moltissimo, sono anche un suo Per amico. me è un papà, mi ha portato da tutte le parti, quindi non ho parole per ringraziarlo per le emozioni che mi ha fatto vivere. Quindi, oltre che un bravissimo allenatore, per me è una grande persona. Certo, ma poi è una persona che magari dà un certo tipo di impressione dal punto di vista visivo, poi se la conosci bene ti Bravo, accorgi invece che bravo, c'è sotto della materia importante. bravo, bravo, bravo. È una persona Ecco, che sì, così. l'impatto con lui è, può essere brutto perché sembra, ma è totalmente diverso da quello che sembra. Guarda che io l'ho visto calciatore, era un calciatore dotato, e lui ha giocato sempre in squadre piemontesi, Bellesi, Ivrea, quelle zone lì, però era un calciatore con i piedi buoni, questo era un. Ma ha fatto vedere dei video, l'ho visti, delle sue partite. Sai, Era un estroso. sì, era un estroso ed era genio e sregolatezza all'epoca, quando era Luigi che calciatore. Poi, come tutti quelli che sono genio e sregolatezza, se diventano allenatori, sono dei martelli che martellano peggio degli allenatori che hanno avuto loro. Quello che non hanno fatto loro lo pretende al suo giocatore. E invece Lomi, ancora con lui, lo segue ovunque, credo. No, stanno mi sa che si è staccato, non è più con lui. C'è stato per diversi anni, ora si è staccato, non so il motivo sinceramente, però Sì, non è più con lui. in questo momento Sannino è con il Catania, quindi ha Sì, avuto questa non è. parentesi in Inghilterra che è stata anche una parentesi importante. Sì, importante soprattutto per quello che mi ha raccontato, per l'esperienza strapositiva, stava andando anche benissimo quest'anno, però ha fatto una scelta di vita, di tornare in Italia, così, però stava andando molto bene, era un secondo, a un punto dalla prima. Tra l'altro non abita distante da te perché mi ricordo quando è stato qui 2 anni No, fa, infatti ci sì, vediamo, quindi. mi sembra che abiti al Lido di Camaiore o in una zona. 40 minuti, eccoci. Quindi ogni tanto vi beccate. Sì. Cosa ricordi con più piacere della tua così, storia calcistica, lei, con la partita che ti è rimasta nel cuore o nella mente? Ah, beh, quella del Tego Crema sicuramente, ma più quello proprio l'immagine come penso all'Ecco è la piazza cioè in base da tifosi, la festa promozione. Cioè, Bellissimo. Sai stava che. anche pioveva pianino, però era fantastico. Guarda, Col lago dietro, la festa lì in piazza, fantastico. io ho avuto la stessa sensazione che poi c'era questa festa in piazza, che la stessa sensazione di quando ho visto l'Ascoli promosso dalla B in Serie A, che in Piazza del Popolo ad Ascoli c'era tutta la città. Ascoli è una città grande come Lecco, quindi sono città di Sì. 50-60 mila abitanti come Mantova, e c'era tutta la popolazione della sportiva della città in piazza, bellissimo. Sì. E io ho avuto la fortuna di vincere altri 6 campionati, però quello è stato veramente, cioè, posso dire, per emozione il più bello, ma sinceramente, veramente, perché si è visto la città si è riunita intorno a noi, ci ha fatto sentire importantissimi. E poi tu quell'anno lì hai segnato una marea di gol. 10 reti, quindi da esterno in centrocampo, 10 reti, 10 reti è andata d'esterno sono praticamente 20 reti da bomber, dai. no, poi tra l'altro non c'è stato uno che ha fatto più gol di me quell'anno lì, quindi abbiamo fatto tutti diversi gol, però non c'è stato uno che ha fatto 20 reti, e quindi è
ho vinto anche dei premi, via, diciamo. Sì, ma poi vedi, non a caso, no, noi chiamiamo tutti quelli che hanno, come si diceva nella prefazione della trasmissione, tutti quelli che hanno indossato la maglia blu celeste, ma soprattutto chiamiamo le persone che, oltre ad aver indossato questa maglia, hanno lasciato un ricordo preciso, quasi indelebile, no, dal punto di vista umano. E a volte non, non c'è bisogno. Mi fa tanto piacere. Guarda, più che il giocatore, mi fa piacere. No, ma visto dal momento che ho smesso, la vita va avanti. Certo. Ma Alessandro, ma è proprio importante questo fatto, perché se tu lasci questo ricordo umano, questo ricordo importante, è una cosa che poi ti fa sentire sempre vicino, anche quando si è lontani, con delle persone con cui hai avuto praticamente diciamo così, dei rapporti. Quando si parla di quella squadra lì, uno dei nomi che escono sempre è il tuo. Meno male. Sono contento per questo. Allora, le rate e il gatto non ci sono più. Allora, guarda, il gatto è Fabio Corti, è diventato praticamente così, senza averlo scelto, perché lui era allenatore dei portieri, allenatore dell'Olginatese, che ha perso con noi proprio nell'ultima partita, 2-0. E invece Lele Ratti è sempre in Serie D come preparatore, ma è in un'altra squadra, che è l'Inveruno, sempre nel nostro girone. Ho capito. Poi sai, ogni tanto ci sono anche dei movimenti. Un grosso saluto se sento la trasmissione. Certo, poi a un certo punto, no, la sentono sicuri, no, ma a un certo punto poi invece noi speriamo di rivederti all'Eco alla prima occasione. Quando ti è capitato di ritornare? No, sfortunatamente non sono ancora ritornato, ma sicuramente ho già detto a mia moglie che voglio ritornare prestissimo. Perché... Vieni su, che così facciamo una, così portati tutto il campionario delle camicie, che qui e poi ti mettiamo in contatto praticamente con gli attuali proprietari della Calcio Lecco, perché sono anche loro degli amanti del buon gusto, e qui poi possiamo farti un corner all'interno degli spogliatoi con tutte le camicie della Poggiante. Si può fare. Alessandro, cosa dire? Grazie ancora, perché sei stato veramente gentile ed è stato un vero grande piacere. Piacere mio, un grande piacere, sempre Forza Lecco. Sempre Forza Lecco e Forza Poggianti, no, le camicie che non ti lasciano mai svestito. Guarda, ho trovato un tuo cognato, uno slogan al momento. Grazie, addio, numero uno. un abbraccio a tutti i tifosi. Ok, grazie molte. E grazie a tutti gli amici di Lecco Channel e Lecco Channel News che hanno ascoltato questa bella parentesi di Blu Celeste con Alessandro Galli, un grande esterno, ma soprattutto un grande uomo. Alla prossima. Grazie mille, buonasera. Alessandro, guarda che ti parla Iva, mio fratello, che ti vuole salutare, che è andato in regia anche lui. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao. Ma la sciarpa ce l'hai ancora, che te l'ho regalata? Ce l'ho, sì. Come fai? Quella è... alla televisione, sono... veramente sempre su alla televisione, sta lì. Bravo, poi quando trovo un po' di roba te la mando giù, un po' di fotografie. Bravo, no, è perché di Lecco mi manca, cioè c'ho pochissime foto, immagini. Ora che ho smesso ci tengo, prima era un po' meno, cioè ci tenevo meno perché giocavo, ma ora mi piacerebbe avere un po' di materiale. Se trovi qualcosa. Hai visto il filmato di Nuoro, l'hai visto che ti ho mandato? Sì, l'ho visto. Se trovi qualcosa mi fa piacere. Sì, ci penso io. Comunque quando vieni a Lecco vieni a trovarmi, capito? Va bene, volentieri. Grazie Alessandro. Grazie. Ciao Alessandro. Grazie mille. Ciao. Grazie a te. Ciao. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti.